Ciao a tutti ragazzi, ciao amici di JWS Juventus Women Supporter. Bene, altro colpo di mercato per la Juventus Women, non ce l'aspettavamo dopo il CR7 Day, dopo che nel fine settimana in due giorni sono state annunciate Alexandra Sicora e Lianne Sanderson, arriva il momento, praticamente oggi viene annunciato l'ingaggio ufficiale, insomma, di Petronella Ekrot. Ragazzi, insomma, l'avevamo detto, difensivamente c'era bisogno di ancora qualcosina, perché Gama e Salvai sicuramente sanno fare il loro mestiere, però serviva un colpo internazionale anche lì. E Petronella Ekrot è quel profilo internazionale che non ci si aspettava, ma che arriva. Sì, è vero, se ne parlava, però sai, io finché non è ufficiale, adesso si parla molto, le fonti che ho io danno anche Ashley Nick molto vicina al tesseramento, però io finché non firmano non faccio video, cose, eccetera. Che vi posso dire? Che la Juve ha operato praticamente acquisti in tutte le zone del campo, acquisti di un certo livello, e impressionante. Cioè, ragazzi, Ekrot è una giocatrice nazionale svedese, giocatrice del Ljunggarden in Svezia. Sicuramente il campionato è molto più, già più avviato, quello femminile, e avere una giocatrice di questa esperienza in difesa è tanta roba. A questo ci aggiungiamo l'acquisto di Oniola Aluko, giocatrice espertissima, offensiva, fortissima. Lianne Sanderson, che è vero, ha avuto un problema eccetera, però giocatrice che può giocare sia a centrocampo che in attacco, e anche lei ha vinto la Champions League. Cristiana Girelli, che non credo che servano presentazioni, in Italia ha stravinto campionati in passato e comunque ha fatto anche una grandissima stagione appena passata. E la Sicora, che è un jolly incredibile, e adesso arriva anche Petronella Ekrot. Ripeto, a sorpresa, almeno mi ha un po' sorpreso, anche se ne parlava, perché alla fine pensavo che rischiasse di saltare, perché comunque era una giocatrice che era appetita da tante tante squadre. Caratteristiche, l'ho già detto, la classica difensore centrale che è brava nei palloni alti, non è altissima, però è brava nello stacco di testa, segna poco, però è molto forte fisicamente nonostante la statura non sia molto elevata, 1,75. E vabbè, bellissima ragazza, ma questo credo che non interessi relativamente a livello calcistico. E insomma, direi che la Juve ha fatto un colpaccio da 90 anche in difesa. E dunque io credo che la Juve veramente stia facendo una squadra pazzesca, e non dico che possa vincere la Champions, perché il primo anno per me sarà difficilissimo, però diciamo che ha una squadra che può puntare a stare nelle zone alte del campionato, ancora tentare di rivincere il campionato magari senza arrivare allo spareggio, e provare il bis, magari il campionato di Coppa Italia già non sarebbe male, e in Champions andare avanti più in là possibile, perché la squadra, non per vincerla ma per fare bene in Champions, ce l'ha. È chiaro, poi se sorteggio sfortunato quello è un altro discorso, ma sinceramente la Juve sta facendo una squadra davvero davvero impressionante anche a livello femminile. Bisogna far solo i complimenti a Braghin e a tutta la Juventus Women, perché stanno dando a coach Guarino una squadra veramente eccezionale. E in uscita non si sa ancora niente, perché non è stato ufficializzato niente, si parla di un possibile prestito per Cantore, Caruso e Glionna, che potrebbe fare solo bene alle ragazze, che sicuramente hanno un valore eccezionale ma hanno bisogno di giocare, sennò chiaro che perdono. E con Aluko e Sanderson l'attacco la vedo un po' dura. Ho sentito anche di un prestito di Franzi, però ecco, bisogna anche non esagerare a cedere le ragazze, perché in attacco presentarsi con tre competizioni con soltanto Aluko, Bonansea e appunto Sanderson mi sembra un po' poco per l'attacco, ecco. Quindi io credo che io Franzi la terrei oggettivamente, poi magari dare in prestito le due ragazze, Cantore e Glionna, ma francamente, ripeto, terrei proprio tranquillamente, senza problemi, Sanni Franzi. Però ecco, sicuramente in uscita andrà fatto qualcosa, ad esempio Caruso, secondo me Caruso è da cedere in prestito, perché con l'arrivo anche probabile di Ashley Nick non avrebbe più spazio, a centrocampo farebbe molto fatica. Comunque staremo a vedere, una Juve che mi sta piacendo anche a livello femminile, non vedo l'ora che arrivino le partite ufficiali, perché sia con maschile che con la femminile stanno facendo un mercato veramente da sogno. Io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video, fino alla fine, forza Juventus!